Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi vi mostro i regali di Natale che ho ricevuto quest'anno, anzi in realtà l'anno scorso, perché siamo già a gennaio, ebbene sì, i regali di Natale del 2019. Come ogni anno io sono sempre molto grata, non tanto per i regali, ma quanto per il pensiero che le persone hanno avuto nei miei confronti. Fa sempre piacere ricevere un regalo, ovviamente, non siamo ipocriti, ma ancora di più fa piacere il fatto che quella persona abbia avuto un pensiero per noi. Niente, quindi mi piace condividere con voi questi regali. È un video che faccio se non ogni anno quasi, tutte le volte che ne ho la possibilità, e anche quest'anno mi sembrava doveroso farlo. Ho qui di sotto il bustone nel quale ho raccolto tutti i regali. Vorrei provare a mostrarvelo, ma ragazzi, è veramente enorme e pesa un quintale. Quindi facciamo così, man mano pesco le cosine e ve le mostro tutte quante. Allora, partiamo subito da due regali che indosso e sono due gioiellini di Pandora. Ho conservato anche la scatolina regalo perché la trovo veramente deliziosa e sono questi qui. Adesso ve li mostro nel dettaglio. Ho ricevuto uno dei bracciali classici di Pandora, nella versione però rigida. Io ho già la versione classica, insomma, flessibile, come vogliamo chiamarla. Questa ha come chiusura il cuoricino e la scritta qui incisa Pandora. E tra l'altro è il classico bracciale di Pandora nel quale si possono mettere i charm, ma devo essere sincera, mi piace molto di più così, come bracciale semplice, basico, essenziale. Infatti penso che arricchirò l'altro bracciale che ho di Pandora e questo lo lascerò così, minimal, mi piace un sacco. E poi ho ricevuto anche un anellino. Questo è un anellino super brillante, fa tantissima luce e presenta tutti questi brillantini nel contorno e questi due cuoricini con i brillantini uniti tra di loro. Vi dico solo che ho passato la maggior parte del tempo da quando l'ho ricevuto ad ammirarlo, perché ripeto, ha veramente una luminosità pazzesca e poi per me ha anche un significato molto molto importante. Adoro, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Vado avanti così un pochettino a caso, pesco random e vi mostro. Tra gli infiniti regali dei miei genitori c'era anche questa coperta, una coperta super morbidosa, super caldosa, pelusciosa. Wow, una super coccola, perché da tempo chiedevo una coperta di questo tipo. È ancora incartata, come potete notare, ma adesso finalmente potrò utilizzarla. È enorme, ragazze, è la versione 200x210 cm. Eccola qua, tra l'altro molto carina anche la fantasia, e questa la lanciamo direttamente nel letto. Allora, visto che vi ho parlato dei regali dei miei genitori, continuo con quelli. Che cosa mi hanno regalato? Mi hanno regalato tutta una serie di cose. Per quanto riguarda i profumi, mi hanno regalato due profumi. Innanzitutto un set regalo di Avon. C'era anche questa pochettina nel set regalo e mi hanno regalato profumo da borsetta e crema per il corpo di questa nuova linea di Avon che si chiama Maxima o Maxima, non so la pronuncia. E abbiamo appunto la crema per il corpo da 150 ml, il profumo classico da 50 ml, sono ancora tutti incartati, volevo mostrarveli prima di utilizzarli, e poi anche il profumino da borsetta da 10 ml. Questo profumo è un profumo nuovo, una novità sul catalogo Avon, l'ho provato in un campioncino, me ne sono innamorata. Quindi mia madre, anche mio padre, però la mente mia madre, ha deciso di regalarmelo. Tra l'altro, ultimamente sto finendo diversi profumi, quindi mi fa piacere anche riceverne qualcuno in regalo. E poi mi hanno regalato anche, adoro, il mio profumo della vita, il mio profumo, ovvero l'Hypnotic Poison di Dior. E sono dei pazzi perché mi hanno regalato la versione da 100 ml. Lo sapete perché ve l'ho mostrato in uno degli ultimi video dei prodotti finiti, ero disperata. Ma loro hanno ben pensato di regalarmelo nuovamente. Questo profumo costa veramente uno sproposito, infatti mi sono arrabbiata appena l'ho visto, però non nego che mi fa molto molto piacere. Poi mi hanno regalato anche due prodotti di make-up, mi hanno regalato il mio fondotinta preferito, proprio in generale della vita, il mio fondotinta di MAC, ovvero lo Studio Fix Fluid SPF 15, nella mia colorazione finalmente N4. Dico così perché ci sono dei precedenti, se non avete visto i precedenti video vi consiglio di guardarli. Quindi abbiamo questo che contiene 30 ml. Adesso ve lo mostro, eccolo qua. Questo
poi mi hanno regalato uno dei miei mascara preferiti di sempre, è quello che sto utilizzando ininterrottamente da diversi mesi, il Bambi Eye False Lash di L'Oreal. Eccolo qua, e tra l'altro è anche quello che indosso oggi e mi fa un bellissimo effetto, non so se riuscite a notarlo, un bellissimo effetto ciglia finte, sguardo aperto, quasi farfalla, infatti secondo me è molto simile al ciglia farfalla sempre di L'Oreal. Ma andiamo avanti perché abbiamo anche un altro regalo, oltre ovviamente alla classica bustina con i soldini, e abbiamo questo organizer per il make-up. Questo l'abbiamo comprato insieme da Tiger, pagato 10 euro, ve lo posso dire. Ma ve lo mostro nel dettaglio. Io ultimamente sono alla ricerca di organizer per il make-up, per sistemare un attimino l'infinita quantità di trucchi che possiedo. Io lancio in terra perché tanto c'è problema. E abbiamo appunto questa parte qui, ovvero la base, composta da questi due cassettini, il tutto trasparente, come potete notare. E poi al di sopra va posizionata quest'altra sezione, eccola qui. Qui ovviamente posso mettere qualche rossetto, qualche cosina che non entra all'interno di questi cassetti, mentre all'interno di questi cassetti posso mettere rossetti, matite, pennelli, quello che mi pare. Devo ancora studiarla un attimino come sistemazione, però ragazzi, secondo me per 10 euro è un vero affare. Lo trovo molto molto carino come organizer, fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate. Ho ricevuto anche questo peluche, anche questo super morbidoso e coccoloso, che posizionerò sicuramente sul mio letto oppure sul mio comodino. Anche qui devo studiare un attimino la posizione, troppo carino anche questo, lanciamolo. Poi ho ricevuto questa meraviglia, questa è una tazza Thun, notare anche la meraviglia della confezione stessa in latta, io adoro la latta, e la tazza in questione ve la mostro subito, tutta ben incartata. Ed è questa qui, la tazza con il segno zodiacale. Io sono del Cancro, sono nata il 22 di giugno. Ditemi se non è meravigliosa questa tazza. Caffè al volo, c'è scritto all'interno. È una tazza veramente stupenda. Non vedo l'ora di bere qualcosa, perché insomma, notare lo stile. Poi, ho ricevuto anche un altro profumo. Questo è il profumo Papavero Soave dell'Erbolario, che volevo provare da una vita e mezzo. È la versione da 50 ml, lo conosco perfettamente perché ogni volta che andavo in negozio me lo vaporizzavo qua e là, però alla fine non so perché non mi decidevo mai ad acquistarlo. L'ho ricevuto come regalo e sono molto molto contenta. Ha note di petali di papavero, davana delle Indie, gelsomino d'acqua e prunella. Super contenta anche di questo. Ho ricevuto anche questa palette, anzi questa Pup Art Lips di Pupa. Adesso ve la mostro nel dettaglio. All'interno è fatta in questo modo. E all'interno abbiamo tutta questa serie di rossetti e di lip gloss. Veramente un'idea regalo molto molto carina. La rimettiamo dentro e poi la sistemerò anche questa nella mia postazione make-up, intanto qui sto accumulando l'infinito e oltre. Poi ho ricevuto due prodotti di Bottega Verde. Abbiamo questo bagno doccia della linea natalizia Magia delle Stelle, con estratti di patchouli e di bergamotto. Guardate che carina la confezione. E contiene 250 ml, ha tutti i glitterini all'interno, quindi sarà una doccia super brillantinosa. E della stessa linea, ovvero Magia delle Stelle, anche la crema per le mani, sempre con estratti di patchouli e bergamotto, la versione da borsetta da 30 ml, sempre utilissima. Ho già sniffato la profumazione e devo dire che mi piace tantissimo, non vedo l'ora di utilizzare anche questi prodotti. E poi ho ricevuto anche un'altra tazza, anche questa super super carina, guardate un po' che meraviglia anche questa qui. Amo. Io ho una malattia per le tazze, in realtà non che le utilizzi tantissimo perché non sono una tipa da infusi, cose del genere, però mi piace tantissimo averle le tazze, prima o poi mi deciderò anche ad utilizzarle ovviamente, ma questi sono dettagli, questa è un'altra storia. Ok, lanciamo anche questa e abbiamo gli ultimi regali.
ho ricevuto questo set di maschere della Mask Bar. Penso che questa sia una marca, un brand che rivendano, che si trovi da Douglas. Correggetemi se sbaglio. E abbiamo tutto un set di maschere. C'è la maschera in lamina d'argento, la maschera in lamina d'argento esfoliante in bustina, idrogel al carbone di legna per occhi monodose, c'è anche il contenitore, insomma tutta una serie di maschere al carbone che personalmente non vedo l'ora di utilizzare. Poi sempre di questa marca ho ricevuto anche un altro paio di patch occhi della linea però Pure Gold, quindi a loro. Ecco. Poi ho ricevuto, sempre della serie Beauty, anche una maschera per capelli di Organic Shop. Questa la puntavo da diverso tempo ed è la maschera al burro di karité e al cocco con il 98% di ingredienti di origine naturale e senza parabeni e siliconi, e sono 250 ml di prodotto. E per concludere, ma non per importanza, una mini size di uno dei miei balsamo per capelli preferiti, ovvero il balsamo per capelli con succo di aloe biologico di Ecos Personal Care, che si trova da Tigotà, e questa è la versione da viaggio da 75 ml, graditissima. Ho ricevuto anche questa meravigliosa palla di Natale. Questo infatti, non so se potete notarlo, è il nostro albero tristissimo. Comunque mi è stata regalata questa palla di Natale personalizzata, perché all'interno, non so se riuscite a notarlo, però c'è anche una mia foto in bianco e nero. Adoro. La trovo un'idea regalo carinissima e super originale. Ve l'ho detto, qua e là ho ricevuto anche la classica bustina con i soldi, qualche soldino l'ho anche già utilizzato con questi primi saldi, anche se devo essere sincera, questi saldi invernali 2020 per me non sono iniziati con il botto, perché non ho trovato chissà che cosa in giro, ho trovato giusto qualcosina da Te Zenis e per il momento nient'altro. Poi ho ricevuto dei cioccolatini, insomma le solite cosine dolciose. Questo è tutto ragazze, questi sono i regali che ho ricevuto quest'anno, anzi l'anno scorso, Natale 2019, giusto un video per rendervi partecipi dei pensieri che ho ricevuto, per ringraziare ancora una volta le persone che hanno avuto questi pensieri per me, grazie, grazie mille a tutte quante, per tenervi anche un pochettino di compagnia, perché no? Adesso ovviamente andrò a sistemare tutto quanto e finalmente anche potrò utilizzare tutto quanto. Io vi saluto, spero che abbiate passato un buon Natale, delle buone feste, soprattutto in compagnia delle persone che amate. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!